Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video recensione del mio nuovo zaino. Proprio nuovo di pacco, c'è ancora il cartellino attaccato. Ora andiamo a scoprirlo e poi vedremo un attimino di riempirlo e oggi vado a collaudarlo, vi darò le mie impressioni su questo nuovo zaino. Stage 12, vediamo se si riesce a inquadrare, 12 litri, dotato di paraschiena, l'etichetta. Tagliamo via l'etichetta, un peccato però. Tac. Ah, ci sono tutte le istruzioni sulle varie specifiche. Guardate qua, tasche. Ah, adesso andiamo un po' a studiare tutte le varie tasche. Guardate qua. Il copripioggia già incluso, molto bello. Da qui escono anche i cavi per attaccare le protezioni nella parte bassa. Bello, questo è la protezione per la pioggia che è integrata, è già presente. Qui sotto avete la cerniera per chiudere la sacca dell'acqua e l'aggancio alle protezioni, oppure se fate uscire i cavi delle protezioni avete il velcro qui sotto e helmet carry. Abbiamo la retina per metterci il casco che si aggancia qui e qui. Qui ci mettete il casco, ma ci potete mettere anche altra roba volendo. Qua sotto abbiamo delle altre cinghie, volendo ci si può appendere il casco, ma ci si possono mettere anche delle protezioni molto, diciamo, small. Un'altra cosa interessante sono queste tasche laterali facilmente accessibili, elastiche. E poi andiamo adesso a analizzare le tasche principali. Tasca esterna, ci potete mettere portafoglio, occhiali, classica taschetta esterna molto utile. Tasca principale, capiente l'interno con la retina, comunque abbastanza capiente, eh? Ok, la tasca per la sacca idrica accessibile dall'alto, che in realtà è comunque volendo una bella tasca. E poi abbiamo una tasca esterna, vedete qua, che si apre completamente con vari portaattrezzi. Un'altra tasca con retina e cerniera e altri portaattrezzi, quindi diciamo che è come uno zaino grande con tutte le feature, però in miniatura 12 litri, quindi per un'uscita non troppo lunga. E abbiamo i soliti ganci laterali, però in questo caso sono leggermente elastici, come vedete, per cui dovrebbero aderire molto molto bene al corpo durante la discesa. Ecco, poi una parte molto, secondo me, molto interessante sono questi ganci per le spalline, che permettono quindi una oscillazione comoda durante la discesa quando si muovono le spalle. Andiamo a vedere bene la parte posteriore con una parte lombare, il paraschiena, la parte superiore qui per areare molto bene. Quindi andiamo a preparare lo zaino per l'uscita. Gli attrezzi sul fondo, la tasca principale, bene, pompa, mettiamo nella tasca esterna, così, voilà, ci sta alla perfezione. Poi keyway, lo porto sempre dentro assieme agli attrezzi. Poi abbiamo telecomando del drone, in questo caso lo voglio portare, tasca principale, e voilà. Poi abbiamo il drone, come vedete, nella sua custodia. Qui potrei decidere in caso di necessità, potrei anche cacciarlo all'esterno, in questo caso non ci sta, e lo mettiamo dentro sopra. Vediamo adesso come siamo conciati. Chiudo, chiudo. Sta ancora parecchia roba. Poi mettiamo nella tasca superiore la barrettina. Un'altra cosa che mi interessava era farci stare tutta l'attrezzatura fotografica, per cui qui sull'esterno ora ci vado a mettere le due batterie aggiuntive del drone, e ci stanno. Adesso cominciamo a essere un po', vedete, un po' verso il limite, del riempimento dello zaino, che ancora piace tutta l'attrezzatura fotografica. Mentre le protezioni le metterò poi all'esterno. Abbiamo la GoPro, che la metto nella tasca laterale destra, sono abituato a usarla qua. Poi abbiamo il cavallettino microscopico, sia per la GoPro, con l'adattatore per attaccare il telefono.
quadrato, e poi abbiamo l'attacco per la gufo del casco, che uso solo in caso di necessità, e lo metto in una di queste taschettine superiori. E ormai mancano solo le protezioni, che andrò a agganciare qua sotto. Immagino, ma mi sa che stavolta o le aggancio qua sotto, oppure stavolta le tengo già su, sulle ginocchia. E lo zaino è pieno, volendo, qui abbiamo ancora un bel po' di spazio qua sopra per metterci magari una canottiera di ricambio o comunque qualcos'altro. Una borraccia aggiuntiva, una borraccia va. Adesso vediamo un pochettino come si comporta. Andiamo sul campo adesso, mi cambio e si parte. Allora, con lo zainetto nuovo, lo zainetto sta incollato alla schiena, per ora ovviamente solo su strada. Comodo, nonostante sia molto pieno, però ho voluto metterlo alla prova per riempirlo al limite. Zaino comodo, come si può vedere. Vado? Tratto guidatissimo con questi curvoni. E come potete vedere, lo zaino rimane ben fisso sulle spalle anche durante le salite sconnesse. Consiglierei quindi questo zaino per chi vuole un oggetto compatto, comodo, soprattutto durante le discese più tecniche sconnesse.